una campagna elettorale difficile, non ce lo nascondiamo. Noi come associazione, questi anni in particolare con Fabio e con Carla Casciari, la vicepresidente che sta arrivando, abbiamo lavorato bene. I progetti principali dell'associazione, che sono un brof, prossima apertura speriamo, luce permettendo, che sono tutta l'attività, l'accoglienza e l'immigrazione, l'accoglienza prof, progetti immigrati, che sono Umbria 24, che sono tutto questo progetto della Casa dell'Associazionismo. E qui c'è una rappresentanza di lavoratori, di collaboratori, di volontari, di presidenti di circo. Si affrontano i temi che riguardano le nostre comunità regionali. C'è tutta una campagna elettorale affrontata su alcune tematiche nazionali, cui i mass media ci martellano spesso in maniera confusa e sbagliata. Io andavo per i mercati ieri, una mi diceva, sentivo, perché diceva ci avete dato la pensione, e chi diceva ci avete tolto la pensione. Ci dà la possibilità, le condizioni per poter ripartire, puntando in primo luogo su una questione che fiora un po' all'occhiello dei progetti che voi avete messo in campo. Franco ricordava un bro. Ecco, un bro è l'emblema di quello su cui noi abbiamo lavorato e su cui noi dobbiamo puntare: eccellenze, valorizzazione delle nostre eccellenze, del nostro territorio e innovazione. Sono i due elementi che ci possono consentire di agganciare la ripresa economica e di metterci a correre come ci spetta e come dobbiamo fare. Emblema di quello che sta accadendo nella nostra regione, che è il tema dell'informazione. Noi abbiamo un'informazione che è disgregata, totalmente disgregata, che non ce la fa, non si può, questa regione non può sostenere complessivamente, non so quanti sono, decine di giornali online, giornali con la carta stampata che faticano, diciamo, a sopravvivere, decine e decine di siti internet che continuano a proliferare, e ognuno pensa di essere volo, di diventare volo dell'informazione e così via. Da questo punto di vista noi dobbiamo mettere in campo una nuova legislazione che incentivi i processi di aggregazione dell'informazione a 360 gradi. E quello che ha fatto in questi anni Umbria 24 è, come dire, è un po' da questo punto di vista il fiore, anche qui il fiore all'occhiello di quello che si può fare. E io spero e penso che intorno a Umbria 24 si aggreghi anche un polo di informazione che riguardi la carta stampata, che possa riguardare i multimediali, che possa riguardare le televisioni, cioè mettere insieme le eccellenze dell'Umbria. Rispetto della legalità non è un valore né di destra né di sinistra, rispetto alla legalità è un principio costituzionale che deve riguardare tutti, e su questo non possiamo, non dobbiamo avere cedimenti. Però l'altra cosa sulla quale dobbiamo essere, come dire, costruttivi e inflessibili, dando un'immagine positiva, io so che l'ARCI lo fa già con alcuni comuni, ma dobbiamo farne un grande progetto regionale e rendere socialmente utili, come già avviene nel comune di Panicale, come già è stato fatto in qualche altro comune del Ternano in altri momenti. Dobbiamo farne un grande progetto regionale, perché questo riguarda non solo la capacità di farli percepire alle popolazioni come utili alle nostre comunità, ma riguarda anche la loro dignità umana. E devo dire che seppur in una crisi profonda per l'Umbria, è anche inaspettata dal punto di vista di tenuta sociale, non inaspettata per le crisi industriali che ci sono state. Siamo ancora una regione che, diciamo, grazie a questa forte sussidiarietà che è fatta di tutti noi, di tutti voi, abbiamo tenuto sul fronte della coesione, anche una forte collaborazione in generale col terzo settore. E mi parto dalla gestione dell'emergenza Nord Africa, che è stato il primo grande, credo, la piattaforma di un confronto interistituzionale e anche più forte tra territori, amministrazioni locali, volontariato, associazionismo, e ci ha dato però un, forse è stato il primo grande, no? Il primo grande
prova, la prima grande prova, e poi mi aggancio poi anche al seguito e vi dirò perché. Intanto perché siamo stati portati sui tavoli nazionali come esempio, e la nostra tipo di accoglienza, che è stata un'accoglienza molto a gruppi ristretti, fatta non solo di prima accoglienza ma anche di un percorso vero di inserimento e di inclusione, è stata portata poi a livello nazionale sui tavoli regioni e i due ministeri.